Oggi parliamo di cosa fare per disegnare bene. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' particolare dove si danno le basi propedeutiche al buon disegno, perché il buon disegno comincia prima dell'atto del disegnare, comincia da una serie di decisioni che si prendono sul foglio e che si prendono tra gli strumenti e sulle nostre posizioni, che poi ci permetteranno di andare più spediti e anche in maniera più semplificata ad esplicare il nostro messaggio pittorico sul foglio. Quando noi trasponiamo un soggetto sul nostro foglio, di solito non facciamo altro che prendere una fotocopia e iniziare a riportare quello che vediamo sul foglio, non curandoci della dimensione del foglio, della distanza dei margini rispetto al nostro soggetto, di come siamo messi, delle unità di misura per prendere bene le proporzioni. Bene, oggi in questo video parleremo di tutto questo e di un po' di più. L'osservazione parte subito dopo aver fatto dei lavori di pre-impostazione del lavoro. Quello che mi preme farvi capire è che un disegno non è fatto soltanto dal tratto di matita, dal colore, ma è fatto da moltissimi altri gesti preliminari e che spesso poi alla fine del disegno neanche si vedono sul vostro foglio, ma che sono la condizio sine qua non per effettuare un buon disegno o un buon elaborato. La prima cosa che bisogna fare è osservare il formato del nostro disegno, partendo dal presupposto che qui siamo in un corso per principianti, quindi di solito noi copiamo delle immagini, delle fotografie. La fotografia ha un taglio e se io scelgo una determinata fotografia, molto probabilmente scelgo quella fotografia perché corrisponde a dei canoni estetici che soddisfano il mio occhio. Il mio occhio viene soddisfatto quando c'è un'armonia di colori e quando c'è un'armonia di posizioni. Vi rimando al video sulla sezione aurea che vi lascio qui, dove quindi la sezione aurea è rispettata. Ma per far sì che anche nel nostro disegno la sezione aurea venga riportata nel posto giusto, noi dobbiamo riportare sul nostro foglio un eguale, in termini proporzionali, quindi in proporzione uguale, più grande o più piccolo, ma in proporzione, lo stesso spazio che la foto occupa. Quindi non possiamo cambiare il formato di ciò che copiamo senza preoccuparci anche di cambiare le posizioni di alcune cose. Se di una foto rettangolare io voglio fare un quadretto quadrato, prima di trasportare quello che vedo nella foto rettangolare rimpicciolito all'interno del quadretto quadrato, devo ricalcolarmi tutte le sezioni auree e fare in modo che il protagonista cada lì dove cadeva nella sezione aurea della foto rettangolare, in modo che risalti all'occhio. Il protagonista può essere un colore, può essere un soggetto, può essere una linea. L'importante è che delle regole grammaticali di costruzione del disegno vengano rispettate. E allora, come faccio a ingrandire o a rimpicciolire un foglio e fare in modo soprattutto che il disegno risulti sempre centrato nel mio foglio? La cosa che impariamo alle scuole medie: si fa una semplice squadratura del foglio, si tracciano le diagonali e avremo il centro del nostro foglio. Il centro del nostro foglio non va mai tradito. Voi potete tagliare a metà il foglio, ma poi da questo dovete trovare comunque il centro tracciando le diagonali, perché il soggetto si dirama dal centro verso l'esterno. Quindi, per chiudere un campo di azione entro cui vogliamo svolgere il nostro disegno, tracciamo dei punti equidistanti sulle diagonali, quindi 4 cm e punto, 4 cm e punto, 4 cm e punto, 4 cm e punto, e poi unisco con le perpendicolari e mi creo una sezione più piccola di un foglio più grande. All'interno di questa sezione più piccola calcolo la sezione aurea dei due lati, quindi i 5 ottavi da una parte, i 5 ottavi dall'altra, e idealmente non c'è bisogno che vi segnate tutto il foglio in questa maniera, calcolo la sezione aurea. A questo punto i più
principianti di tutti, vorranno apportare la griglia, e quindi sappiamo bene che la griglia dovrà fare riferimento solamente alla porzione del disegno che prenderemo in considerazione nel foglio e non a tutto il foglio. Metteremo una griglia sulla foto e solo sulla porzione della foto che vogliamo riportare, e una griglia solo sulla porzione dell'album che vogliamo coprire con il nostro disegno. Per quanto riguarda i margini, vi consiglio sempre di lasciarli di un bianco candido per far sì che il bianco del vostro foglio non venga macchiato dallo strisciare delle vostre mani disegnando sul foglio. Proteggetelo tutto con del normalissimo scotch carta. Esiste di vari colori, a seconda quello che trovate, poggiatelo e poi lo scotch carta si rimuove facilmente senza danneggiare la carta, se è una carta di disegno abbastanza buona. Se no può capitare che vi portiate via porzioni del foglio, quindi scegliete carte di disegno sostenute, buone. Per intenderci, dai 160 grammi in su sono le vere carte da disegno, ci sono anche da meno, però sinceramente sono veramente dei foglietti esigui su cui è difficile apportare anche delle modifiche, delle cancellature, delle imprimiture più forti del colore, quindi non ve le consiglio. Prima di cominciare l'osservazione, decidete quale debba essere la vostra unità di misura, perché quando dovrete rapportare delle misure dal modello al vostro piano da lavoro e quindi al vostro supporto, all'album, vi serve un'unità di misura per capire le proporzioni. Io di solito uso la parte finale della matita. Quando ho una fotocopia, vedo la distanza, per esempio, che c'è dal bordo al soggetto, la segno, me la riporto sul foglio in modo da non sbagliare e avere i segmenti tutti sul dito. Il famoso pollice del pittore a questo serviva, a vedere se il soggetto era più o meno dritto, più o meno inclinato, e la matita è il vostro strumento principe in questo. Con la matita dovete inclinare per capire l'inclinazione del volto, cioè per esempio se disegnate un volto, prendete la matita e fate in modo che la matita venga posta al centro tra la fronte, il centro del naso e l'arco della bocca, in modo che l'inclinazione del volto poi venga riportato sul vostro foglio. Questo è l'elemento fondamentale per la trasposizione esatta di un soggetto, l'unità di misura che voi vi date, che nel mio caso è sempre la matita. Io non uso per esempio la griglia, ma mi aiuto molto con la matita per decifrare quelle che sono le distanze dal margine, per decifrare quelle che sono le proporzioni di un volto, per decifrare quelle che sono le inclinazioni dei vari soggetti. Altra cosa che vi consiglio di fare è non disegnare in piano orizzontale. Disegnare in piano orizzontale risulta molto molto limitativo, tranne che copiate da una fotocopia messa in orizzontale. Ma se copiate dal vivo e riportate il soggetto, per esempio, se copiate questa bella sfera dei Pokémon e l'avete davanti a voi e disegnate in piano orizzontale, voi non soltanto dovrete capire la forma, ma poi proiettarla in piano sul vostro foglio. È un lavoro in più che il cervello deve fare, cioè prendere, estrapolare l'immagine e metterla orizzontalmente a voi. Mentre il modo migliore per disegnare un'immagine in tre dimensioni è avere il blocco inclinato dinanzi a voi, in modo che le due figure possano essere inserite a pari livello all'interno del foglio. Non dovete essere voi a sintetizzare la forma che deve avere sul foglio, ma ce l'avrete già belle dinanzi da copiare. Come si fa? Si acquista una normalissima tavoletta 50x70 che userete come piano da lavoro. La parte terminale la poggerete sulle vostre gambe e la parte del retro lo poggerete sul piano da lavoro, sulla scrivania, lasciandola così inclinata davanti a voi. Sul tavolo su cui avete appoggiato sul retro mettete il soggetto da copiare, e quindi capite bene che potrete stare dritti, non vi curverete, potrete affrontare sessioni di lavoro molto lunghe senza stancarvi. Vi raccomando sempre un piccolo gradino sotto la scrivania. Vi ricordate che i nonni avevano la pedanina sotto la scrivania, quella di legno per sollevare i piedi? Bene, quella non era
un optional, era uno strumento fondamentale della scrivania che si è andato perdendo, perché se siete destrorsi mentre disegnate dovete sollevare il piede sinistro, cioè dovete avere una posizione di contrattura ad incrocio, quindi piede sinistro sollevato, poggiato su un gradino, su una pedanina, e gesto pittorico con la mano destra. Se siete mancini fate al contrario, piede destro sollevato, gamba destra leggermente sollevata su un gradino, e disegnate con la mano sinistra. Questo vi eviterà quel fastidiosissimo e dolorosissimo chiodo cui quanti di voi mentre disegnano avvertono un chiodo penetrante qui? Bene, questo è data dalla contrattura prolungata dell'atto del disegnare, che viene allentata perché la tensione muscolare si allenta se piegate, accorciate la tensione piegando la gamba opposta al braccio con cui state disegnando. Questo capita quando si dipinge, quando si disegna, sono degli elementi fondamentali per poter impostare i vostri disegni. Bene, con questo video adesso sapete cosa dovete fare per impostare il vostro lavoro. Nel prossimo video invece parleremo della osservazione vera e propria, quindi l'impostazione su foglio del vostro lavoro, tutto quello che dovete fare prima di iniziare. E allora spero che questo video base vi sia interessato, vi abbia portato delle novità interessanti per il vostro lavoro, soprattutto perché è propedeutico al buon disegno. La griglia, vi lascio il link qua, della sezione aurea vi lascio il link qua, e questo video fatelo vostro per cominciare a disegnare in maniera posturale perfetta e anche di impostazione su foglio perfetto. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, condividetelo. Se vi va di aiutare Arte per Te, fatelo con il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Se pensate che i corsi siano utili e che ne traiate giovamento, naturalmente solo se potete, se non potete non vi preoccupate, i corsi di Arte per Te sono gratuiti, quindi benissimo anche il non potere, basta supportarmi però con un pollice in su, grazie se lo farete. Bene, io vi rimando anche sui miei altri social, Ombretta e Due Cuori Una K, i miei altri canali YouTube, ma vi rimando anche su Instagram, Pinterest, Facebook, tutti i social che trovate cliccabili qui giù in info box. Vi mando un grande bacio a tutti e ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!